Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, buonasera, ex magistrato, grazie per essere con noi. Come vive Napoli, buonasera. Come vive lei in prima persona questa scarcerazione di Zagaria? Ma la vivo molto male, è un segno di grave fragilità dello Stato. Io credo che sia stata una vicenda tristissima, che non fa onore ai tanti magistrati, poliziotti, carabinieri e finanzieri che hanno fatto un lavoro straordinario qui dalle nostre parti e in altre parti d'Italia per contrastare ferocissime organizzazioni criminali. Altra questione invece è i diritti dei detenuti in carcere, il sovraffollamento, le condizioni di sicurezza. Un paese democratico si misura da come garantisce i diritti anche nei luoghi in cui i diritti ovviamente sono più affievoliti, ma questa è una brutta storia e lo dimostra anche il fatto che il ministro ha dovuto cambiare il capo del DAP, quindi c'è una responsabilità anche politica e istituzionale evidente da questo punto di vista. Posso farle una domanda, se vogliamo scomoda, ma lei ormai è un ex magistrato, quindi forse mi può rispondere. Storicamente, il mio miglior amico è stato presidente del Tribunale di Sorveglianza di una città molto importante. Ci sono tensioni storiche, insomma, tra i magistrati che svolgono questo ruolo? Il Tribunale di Sorveglianza e il DAP ha giocato anche questo in questa vicenda? Ma questo non lo so nel caso specifico. Io ho letto anche un documento molto duro e risentito dei magistrati a tutela dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza. Io penso che bisogna distinguere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, non devono mai essere messi in discussione, ma un tema come questo non puoi non analizzarlo. Perché in questo momento, in piena pandemia, accade che persone così pericolose vengano messe agli arresti domiciliari e addirittura si parla di Raffaele Cutolo, che, come dire, è il protagonista dell'unica trattativa in cui c'è un processo passato in giudicato. La nostra Repubblica ancora non le sa tante verità, quindi credo che dobbiamo essere molto severi di fronte a tutto questo e non credo che la magistratura di sorveglianza si debba rizelare se c'è un dibattito critico su questa vicenda. Non è in discussione l'indipendenza della magistratura, è in discussione una serie di provvedimenti sbagliati di cui c'è una responsabilità del Ministero della Giustizia, ecco, però, e scusi, forse anche di alcuni magistrati. Scusi, adesso vorrei dire una cosa. Dunque, doveva essere la discussione sul caso del famoso boss Cutolo, doveva avvenire il giorno dopo lo scontro che c'è stato in televisione tra me e il capo del DAP, no? Poi tutto, insomma, è stato sospeso. Diceva Giarrusso che non ha responsabilità il ministro di Grazia, Giustizia e Bonafede. Lei la pensa allo stesso modo, De Magistris? Beh, se non avesse avuto responsabilità, come dire, in politica ci sono anche quelle magari di non scegliere le migliori persone, probabilmente a capo di una struttura così delicata come il DAP. Evidentemente non è casuale che si sia scelto Petralia e soprattutto un vice come Roberto Tartaglia impegnato in prima linea sulla trattativa. Piuttosto direi questo: se si vuole liberare Cutolo, si chiedesse a Cutolo di dire la verità sul caso Cirillo, che questo paese ancora non conosce, cioè sulla trattativa in cui furono coinvolte le Brigate Stato Rosse, Camorra, la nuova Camorra organizzata, i servizi segreti all'epoca. Ai vertici c'erano i capi della P2 e i vertici della Democrazia Cristiana. Il paese ha diritto a sapere la verità, non a liberare persone che si sono macchiate di delitti orrendi. Dino, però perché Nino Di Matteo non venne, si fece il nome del dottor Di Matteo a capo del DAP, uscirono anche delle indiscrezioni, era l'uomo giusto, poi all'improvviso che cosa ha cambiato? Perché venne scelto Basentini? No, allora questo in tutta sincerità io non posso saperlo, perché è una scelta del ministro e ci mancherebbe altro. Di Matteo è stato spesso criticato per il semplice fatto di essere in qualche modo da qualcuno collegato al Movimento 5 Stelle, come tutti voi sapete. Però volevo dire due cose molto importanti. Beh, però sarebbe stato l'uomo giusto, in quel momento sarebbe stato un segnale, no? Poteva essere, insomma, come sai, sia Gratteri nell'altra volta che poi Di Matteo, si era parlato anche di farlo ministro. Io queste cose però
sarei falso se te le dicessi, Massimo, perché sono, come dire, trattative, evidentemente contatti tra il ministro Bonafede e il dottor Di Matteo, dei quali io non c'entro onestamente. Però due cose molto importanti volevo dire. Si è detto non è stato fatto nulla per prevenire i problemi di Covid. Questo mi permetto di dissentire da quello che ha detto Martelli. Dal 22 febbraio sono stati attuati dei protocolli, triage, creazione di spazi per isolamenti, tanto che in Italia su 53.000 carcerati ci sono 150 casi di positività, quasi più sicuro il carcere che il fuori. E poi, oltre a ricordare che Alfonso Bonafede ha firmato 686 provvedimenti di 41 bis, come ministro è stato molto attento e molto zelante, dei 41 bis sono tre, ho sbagliato prima, ho detto uno, chiedo scusa, ha ragione Martelli, sono tre quelli che sono stati scarcerati, uno di alta sicurezza S1, tutti gli altri, sono circa 370, sono manovalanza. Questo non significa che non sia grave, attenzione, io la penso esattamente come tutti gli italiani di buonsenso, però finisco Massimo, la penso sempre così. Non la penso oggi così, perché in questo paese è stata fatta una grande campagna contro chi voleva tenere le persone in carcere dicendo giustizialismo, siete manettari, eccetera. Dirò di più, il bellissimo servizio che hai mandato racconta una cosa molto importante, che c'è un problema culturale contro la mafia che ancora non è stato vinto, al di là delle scarcerazioni. E in Italia, se io dico oggi che il fondatore di Forza Italia è stato condannato per mafia, Marcello Dell'Utri, e che un senatore della Repubblica, sette volte Presidente del Consiglio, non è stato condannato solo perché prescritto, ma un tribunale democratico di questa Repubblica democratica lo ha definito responsabile di convivenza con la mafia fino al 1980. È la cultura, Massimo, è molto più grave che quel signore sia rimasto senatore a vita, che oggi per errore... voi siete errore, in Parlamento, infatti, fate la battaglia, legatevi, fate le battaglie, legatevi. Questo è un errore, ma quella è un problema culturale molto più grande, mi piacerebbe però che ne dicesse qualcosa però, Martelli. Però ridurre tutto su questa roba, Berlusconi, francamente mi sembra... Posso dire, insomma, scusa, Dell'Utri è stato condannato per mafia oppure no? Certo. Ma se noi guardiamo in tutti i partiti italiani ci sono grandi... Italia. Va bene? No, nel Movimento 5 Stelle non c'è nessun condannato, tantomeno per mafia. Vabbè, siete ancora giovani, spero che non succeda, ma qualche problemino c'era stato, avete chiesto le dimissioni... Forza Italia. No, ma certo, ma non c'è nessun paragone, ma che c'entra? La gente ha continuato a votare per Forza Italia. Sì. Però posso dire che in questa storia... Va bene, su questo sono d'accordo con te, ma era un altro. Ma la storia è un'altra in questo tema, io non voglio uscire dal tema. Posso fare una sintesi? Domenica scorsa era appena uscito Zagaria, stava per uscire Cutolo e questa cosa si è fermata in un modo, forse come qualcuno brutale, però si è fermata. Dovresti essere contento perché è la tua storia. Vi faccio vedere, usciamo. Allora, oggi è la giornata dove si ricordano i giornalisti uccisi per mafia, per mano della criminalità. Sarebbe più importante, anziché far polemiche, dirlo i nomi, uno per uno. Io invece sono stato costretto a fare l'elenco dei boss. E quando mi si chiede il rispetto dei diritti dei mafiosi, io lo sottoscrivo, devono essere curati all'interno delle carceri, perché il DAP ha le strutture per tenerli. Ma ricordo a tutti che c'è un altro diritto che va salutato e tutelato fortemente, è quello delle vittime della mafia. Quei diritti ce li scordiamo troppo spesso. E ricordiamo solo i diritti di chi sta in carcere. Io rispetto tutti, ma questa storia, caro Dino, ha dei punti incredibili. Allora, partiamo da questo, proprio a proposito dei giornalisti. Ruotolo aveva detto, a proposito dei casalesi, del capo Caran, Michele Zagaria, che insomma era legato ai servizi segreti. Allora si arrabbia, si innervosisce e ne parla coi familiari in carcere. Queste sono immagini della DIA, guardate. Ora c'è il decisivo, tu come ti sei permesso di ricevere? Non entriamo nei cippari, è che le sorelle sono pericolose e intelligentissime. Ma sono due lauree, tu mi dici due lauree sono queste. Cosa succede? Che dopo lei ti risponde c'è un altro articolo sul giornale. In base a chi lui ha, l'ha scelto lei di su, è perché lei gli ha detto a mezzo, gli ha fatto parlare in casa e l'ha lasciato... Come ha creato ruota, che dice io te ne vado a dare i servizi segreti. Posso dire
forse ci sono capito, però. Ma perché ti permetti di dire queste cose? Allora io dico questo sono i banchi. Sono in banco perché? Ignorante. De Magistris, lei credeva prima la verità, no? Se dobbiamo scarcerare Cutolo deve dire la verità, ma anche qui Ruotolo viene tirato in ballo perché parla dei rapporti con i servizi segreti tra Zagaria e Casalesi. Beh, ma il tema è un po', l'ho preso alla lontana con l'affare Cirillo all'inizio degli anni Ottanta, ma ancora non si sa per esempio l'omicidio del capo della squadra mobile a Maturo. Poi andiamo al 92-93 con la trattativa, ed è un po' curioso che Nino Di Matteo, condivido quello che diceva lei Giletti, prima contattato, poi non viene nominato in determinati posti, e poi Casalesi fa bene Ruotolo e fanno bene ai magistrati a indagare sulle deviazioni di Stato che sono ancora inquinamento della nostra Repubblica Democratica. Non si sa la verità, come non sappiamo la verità fino in fondo anche sull'omicidio ad effetti politici di Falcone nella strage di Capaci e l'omicidio poi di Borsellino, che mentre indagava per cercare di capire chi erano i mandanti della strage di Capaci fu fatto fuori perché probabilmente capì che c'era in atto una trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra. Noi la vorremmo sapere la verità su tutto questo prima di pensare a mettere ai domiciliari persone che si sono macchiate di delitti così infamanti. Dottor Martelli. Ma io ho l'impressione che però stiamo proprio dilagando in altri spazi peruranei che poco c'entrano col tema che lei ha imposto questa sera giustamente. Né credo neanche che sia giusto dire che bisogna scegliere per direttore del DAP un magistrato esperto in mafia. Dove sta scritto e per quale motivo? Deve amministrare 60.000 detenuti, 40.000 guardie carcerarie e tutto quello che gli sta intorno, cioè la vita di 100.000 persone. Mi pare che ha un suo bel da fare, senza bisogno di tirare in ballo altre questioni. Adesso, sotto l'urgenza di questa vicenda, è chiaro che uno festeggia se viene messo un magistrato antimafia al DAP, ma speriamo che se ne intenda però di amministrare quel tipo di istituzione, che è cosa completamente diversa dal fare un'indagine antimafia, come anche un bambino può capire. No, perché se no ci gonfiamo le vene del collo e ci agitiamo intorno a delle questioni senza affrontare il tema che è effettivamente in discussione, che è il ritorno, il ritardo nella predisposizione in tutte le carceri italiane di condizioni ambientali che rendessero compatibile la permanenza di tutti i detenuti e in particolare di quelli pericolosi all'interno del carcere. E questa la responsabilità ed è enorme. È inutile stare a inseguire altre questioncelle minori, se sono tre o se sono quattro i mafiosi che sono stati scarcerati, oppure se c'è stato un battibecco tra il giudice di sorveglianza e l'ex direttore del DAP. Non è quello il punto. Il punto, purtroppo, come altri aspetti del modo in cui è stata affrontata l'epidemia, rivela impreparazione, incuria, incapacità. Si tratta di questo. E quindi qualcuno, però, Martelli, qualcuno però, ha responsabilità di questo, certo perché sennò però, non è che ci certo. sono i nomi e cognomi, ci saranno dei nomi e cognomi. Un attimo che saluto saluto il dottor Paolo Canevelli, magistrato importante, è stato alla Procura Generale della Cassazione, ma tra le altre cose è stato presidente del Tribunale di Sorveglianza. Allora, io vorrei raccontare esattamente, dottore, quello che è successo, perché c'è stato uno scontro molto forte la scorsa settimana. È vero, Martelli, che può essere una cosa così, però da lì sono partite, è partito uno tsunami. Noi avevamo chiesto la scorsa settimana al dottor Basentini, capo del DAP, se la scarcerazione di Zagaria fosse un errore del DAP o un errore dei magistrati. Ascoltate cosa è successo. Io le faccio una domanda, perché non avete risposto? Perché qui si dice non avete risposto a due magistrati che vi chiedevano. Io le chiedo solo questo, qualcuno sta dicendo qualcosa che non torna. Mi perdoni, allora premesso che sulla situazione creata sia Sassari e quindi sul provvedimento che è stato emesso, innanzitutto io prescindo dalla valutazione nel merito ovviamente di quella ordinanza,
ma premetto che il DAP ha assunto rispetto alle cose affermate in quel provvedimento e rispetto al DAP le sue determinazioni, ha comunicato che quelle diciamo precise indicazioni date dal Tribunale di Sorveglianza non corrispondono a quella che è la realtà documentale che è stata accertata presso il Dipartimento. Quindi questa è una notizia, lei ci sta dicendo che i due magistrati hanno scritto il falso, che si sono inventati la non... No, se mi permette, io non sto dicendo che hanno scritto il falso, sto dicendo che dal materiale e dall'istruttoria che noi abbiamo acquisito al DAP, ciò che è stato detto in merito alle mancate risposte a noi non trova rispondenza. Ma... Chiedo scusa, dottor Basentini, ma come mai il DAP il 9 sera, non il 23, il 9 sera non ha trasferito Zagaria Pasquale in una struttura idonea? Zagaria Pasquale non è un rubagalline, lei lo sa meglio di me, diciamo, è uno dei capi del clan più potente in Italia degli ultimi 20 anni, insieme agli 'ndranghetisti. Non può essere trattato come un rubagalline. Zagaria Pasquale doveva essere trasferito a Viterbo o a Roma o a Pisa, dove c'è un centro sanitario di eccellenza, non il 23, il 9 sera. Questo signore, gli ho pagato anch'io il biglietto aereo, ho pagato con i miei soldi di contribuente a Zagaria il biglietto, come tutti gli italiani che ci stanno seguendo, per andare a Brescia. Poteva prendere quindi un aereo, deduco, per finire in carcere a Roma oppure a Viterbo. Ma che scherziamo? Ma ci prendiamo in giro? Dottore, ma no, io ho perso amici contro la mafia, ho perso gente che ha lottato e ha dato sangue e meritano rispetto in questo paese. Allora, dottor Canevelli, prima di entrare con i documenti che noi abbiamo in quello che è davvero avvenuto, perché siccome sono anche un po'... sono rimasto anche parecchio amareggiato da cosa hanno scritto alcuni giornali, che noi qui facciamo giornalismo, possiamo essere criticati, no? Ma questa sera vi dimostriamo qual è la verità, visto che nessuno ha avuto la vera forza di dire dove sta la verità su questo singolo caso. E si è giocato molto con email, non email, in modo molto furbo anche, ponendo dei punti interrogativi. Noi questa sera ritogliamo i punti interrogativi. De Magistris prima non mi ha risposto. È vero che storicamente c'è un po' di tensione, diciamo, tra i giudici dei tribunali di sorveglianza e il DAP, storicamente. Lei che è stato presidente anche. Ma direi che qualche contrasto fra l'amministrazione che si occupa di gestire i detenuti e i giudici di sorveglianza, a mio parere, è fisiologico. Tuttavia, con l'introduzione del regime... Dipende dagli uomini a superare le cose o si tratta di esecuzione e giurisdizione. Sono due terreni molto diversi. L'esecuzione lo fa un'amministrazione pubblica nel rispetto delle regole, ma non deve risolvere conflitti fra parti contrapposte. L'essenza della giurisdizione, invece, è quella della tutela dei diritti. Ecco, ma... controllo di legalità sugli atti dell'amministrazione. E quindi lei dice, io sono il presidente del tribunale e ho la mia autonomia e decido. Beh, ma devo questa applicare storia la legge. Non è un po' amara? Questa storia è amara perché nonostante tutti gli organi del potere esecutivo, ma anche delle procure, fossero informati del fatto che pendesse una domanda di differimento della pena per gravi motivi di salute di Zagaria davanti al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, erano tutti informati da almeno un mese, perché l'udienza del Tribunale di Sassari è stata rinviata di udienza in udienza per oltre un mese. Quindi, l'udienza viene notificata... Ma scusi, le faccio una domanda banale, ma in questo momento dove stiamo per trattare un signore come Zagaria? Ma una telefonata... Ma io dico che non è si può fare, non cioè, è voglio il dire, punto. Ma che stiamo... Ah, no, perché io glielo chiedo, perché rimango basito. È il punto. Cioè, qui il stiamo... Il punto è la leale cooperazione tra poteri dello Stato, che è un obbligo. Certo. Che abitualmente viene disatteso. Ma qui non è stata leale, perché inviare delle mail... Fermo, la fermo. Inviare delle mail in cui non c'è nessuna soluzione. Aspetti, lei ha detto questo, ci sono state molte polemiche sui giornali, Luca lo sa... La verità però non è chiara, non si è mai capita.
e noi questa sera ve la facciamo vedere per correttezza di informazione. Allora, che cosa succede? Siamo nell'aula del Tribunale di Sorveglianza di Sassari. Eccola qua, la prima udienza avviene il 26 marzo. Quindi siamo ben lontani, è il 26 marzo. Il 26 marzo c'è un'udienza dove si valutano i certificati, i medici, si ascoltano le parti, si rinvia il tutto alla seconda udienza, che è esattamente il 9 aprile. In quest'udienza c'è un punto molto importante. Per la prima volta il giudice De Vito scrive al DAP, che sapeva sicuramente, perché la storia della malattia, come confermerà Catello Maresca, i problemi di Zagaria sono noti da gennaio, si sa, da febbraio, addirittura il primo problema Zagaria l'ha avuto il 19 di ottobre. Quindi da ottobre, novembre, dicembre si sa che Zagaria ha dei problemi seri, che va curato. Il DAP cosa fa? Scrive, è vero, dottor, è vero così, Catello Maresca? Sì, assolutamente, addirittura le porto un altro dato. Gli avvocati di Zagaria, con il parere favorevole, è stata chiamata in causa anche la procura della direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno trasmesso a febbraio una richiesta di trasferimento di Pasquale Zagaria da Sassari. Quindi il DAP lo sapeva addirittura da febbraio che Pasquale Zagaria dovesse essere trasferito. Il dato esatto glielo dico a memoria, il 20 di febbraio. Ma noi andiamo avanti, cioè quindi richiede al DAP ufficialmente, quindi a Roma, io sono a Cagliari, a Sassari, sono il giudice di sorveglianza, ho già fatto un'udienza, ne rifaccio un'altra, vi chiedo formalmente, per iscritto, mi date un luogo dove mandare Zagaria in una struttura protetta del 41 bis. Rinvia un altro giorno, il 16, perché non ha risposte, il 16 aprile. Secondo voi ha risposte il 16 aprile? No, nessuna risposta. Allora cosa fa? A un certo punto il giudice De Vito, terza udienza, ulteriore rinvio, fa capire a tutti che dopo tre rinvii ne fa ancora uno e rinvia a un altro giorno, il giorno 23, ma tra poco ci arriviamo al 23. Perché prima cosa succede? È importante, il 21 aprile a Roma, al DAP, c'è uno scambio di valutazioni. Sanno che il 23 ci deve essere questa udienza dove si farà l'ordinanza decisiva su Zagaria. Allora, due funzionari parlano tra loro e dicono, ma dove lo mandiamo sto Zagaria? Magari potremmo mandarlo a Cagliari. Allora, il giorno 22... ecco, vedete, si ballano tra loro. Il giorno 22 il DAP invia una richiesta. Dove la invia? Al carcere di Cagliari. Perché dice, ma a Cagliari avete un posto per Zagaria? E qui mi spiace veramente, Catello Maresca, io devo dirlo, ma che funzionari abbiamo che gestiscono questa cosa? Perché Cagliari non ha un luogo per avere, ospitare detenuti del 41 bis. Quindi una persona, un funzionario che non sa neanche una cosa del genere, Maresca, mi conferma? Assolutamente è veramente incredibile, veramente incredibile. No, ma aspetti, perché purtroppo c'è di peggio. Il 22 mandano l'email a Cagliari. Sempre email. Ricordiamo che il giorno dopo deve decidere De Vito, eh? Quindi la celerità ci dovrebbe essere, perché stiamo parlando non di un ladro di polli, ma di Zagaria. No, mandano le email, ma non le mandano neanche direttamente, le mandano al centro sanitario di Sassari, e quindi che deve fare da mediazione. Allora il 22 mandano a Cagliari, il problema è che a Cagliari, ve lo dico in anticipo, non c'era neanche posto. Né per Zagaria né per altri detenuti, perché si era ipotizzato, vabbè, lo mettiamo transitoriamente in una cella, spostiamo qualcun altro. No, non c'era posto. E allora cosa fa? Il giorno 23 il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, il 23 aprile, la mattina prende la sua borsa con tutti i documenti e la mattina entra in aula. Alle 10:30 più o meno c'è l'udienza e deve decidere.
E qui sta il punto sul quale non si esce. È inutile che si scriva sono arrivate le email, non le avranno forse lette, saranno finite in un cassetto. Il giudice decide senza avere mai potuto avere dal DAP una chiara email. Sapete perché? Perché il DAP l'email, ecco che qui svegliamo il retroscena, il DAP la invia l'email. Il DAP la invia. A che ora arriva? Guardatelo, alle 17.38, ma vi rendete conto? Cioè, alle 17.38, e ha detto, adesso tenetevi forte, perché io l'ho visto il contenuto di questa email. Non è che dice al dottor De Vito, anche se in ritardo, drammaticamente in ritardo, visto che non si tratta di un lato di Polli, abbiamo trovato il posto a Viterbo. No! La funzionaria che ha gestito questo caso dice forse stiamo chiedendo se c'è posto a Viterbo o a Roma. E c'è una cosa che mi fa rabbrividire e ve la voglio far vedere ed è questa. Eccola. L'indirizzo dove si manda l'email è pure sbagliato. Ma allora, la mandano a 3 email diverse, di cui una è sbagliata in tempi diversi, ma quella decisiva viene mandata addirittura non a un'email precisa, perché c'è anche il Covid, non è che i tribunali sono aperti con tutti i funzionari, si fa lo smart working, la mandano a una, così, generica del tribunale di sorveglianza. Arriva quello che conta tardi, questo è l'elenco, un'udienza, 2 udienze, terza udienza, se ne fregano, se ne fottono, e il 23 aprile il dottor De Vito è costretto a dare una sentenza. Poi noi la morale la possiamo mettere, De Vito poteva telefonare lui, per carità, ma che deve fare un giudice di sorveglianza? Chiede il rinvio, fa il rinvio, chiede al DAP, il DAP se ne frega, non manderà mai un'email con su scritto abbiamo trovato il posto. Che ricostruzione è, dottore? Mi sembra una ricostruzione fedele a quello che si legge anche dal testo dell'ordinanza del Tribunale di Sassari. Il Tribunale di Sassari scrive esattamente questa situazione. Le richieste inutili, i rinvii di udienza fatti nel corso di un mese, in un'udienza in cui è presente la Procura Generale della Repubblica, quindi il potere diciamo che deve tutelare il regime di 41 bis, i pubblici ministeri sono informati assolutamente di quello che sta per accadere. De Magistris, che cosa accade? Che il cosa giudice accade? Deve decidere. E ha deciso senza email. Però questa sera dimostriamo. Ecco, però questa sera De Magistris. Posso dire una cosa? No, un attimo, no. De Magistris, poi arrivo subito a lei. De Magistris, cosa dice di questo racconto che le ho fatto? Lo guardi? Anche un indirizzo sbagliato. Ma guarda. Guardi, a me sembra tutto molto grave, eh. Non so dove le responsabilità sono maggiori rispetto alle altre, perché noi abbiamo la possibilità nel nostro paese di curare persone anche con patologie gravi nelle carceri e non può essere un pretesto il Covid-19, anche perché sappiamo che molti contagi ci sono stati anche in strutture, come dire, ospedaliere, non carcerari. E poi vorrei ricordare di processi molto delicati dove i magistrati sono stati aggrediti, in cui Totò Riina o Lorenzo Nuvoletta a Napoli, potrei fare tanti casi, non sono stati rimessi in libertà o agli arresti domiciliari. Io ci trovo, devo dire la verità, sono abituato da ex magistrato a leggere le carte, ma lei è stato molto puntuale nella ricostruzione, io ci trovo una responsabilità, devo essere sincera, anche dell'autorità giudiziaria in questa vicenda. Voglio solo caricare un peso specifico. Il dottor Basentini. Allora, mentre eravamo in pubblicità, mi ha chiamato Sonia Alfano, figlia di Beppe Alfano, che è stato ucciso, giornalista, è stato massacrato. E dice: caro Massimo, hai ragione, è qui a Barcellona Pozzo di Gotto, è tornato a casa Porcino, un altro personaggio importante della mafia. Ma qui nelle mani mie c'è un'ordinanza di un altro giudice che aveva chiesto al DAP. Per cortesia, questa persona non la possiamo tenere in carcere, ha un problema serio, mi indichi una struttura. La risposta è disarmante, no, ve lo tenete.
Allora è chiaro che un giudice di sorveglianza cosa fa? Deve arrivare a certe situazioni. Comandante ultimo, arrivo da lei, però prima volevo sentire una cosa da Martelli che penso sia importante. Prego Martelli. Sì, riflettevo su quello che ha detto De Magistris, concordo con quel che ha detto, le responsabilità sono plurime, sono quelle del DAP, sono quelle del magistrato di sorveglianza, secondo me ce n'è anche una politica di governo, del ministro. Perché lo dico? Perché quando sei di fronte a una situazione di emergenza non bisogna esitare, il ministro non deve esitare. Nel 1991, io ero ministro da 2 settimane, vengono scarcerati in applicazione di una legge molto confusa alcuni boss mafiosi a Palermo, principale dei quali Pietro Bernengo, colpevole di 95 omicidi, alcuni dei quali fatti con le sue mani per strangolamento. Di fronte a questa emergenza che cosa ho fatto? Ho scritto una nuova norma che interpretava quelle vigenti perché non potevano produrre un risultato come quello della scarcerazione anche di boss pericolosissimi per l'incolumità degli altri cittadini. Dunque si poteva intervenire o comunque quando si è reso conto, Bonafede, si è reso conto di quello che stava succedendo, poteva produrre una norma interpretativa che ponesse fine a questo rischio. Perché su cosa si fonda la scelta del giudice di sorveglianza? Su cosa si fonda? Si fonda sul fatto che una vecchia legge stabilisce che quando ci sono incompatibilità per ragioni di salute con la condizione carceraria va liberato. Ma quella era una norma precedente a tutta la legislazione antimafia, quella a cui ha fatto riferimento il giudice di sorveglianza. Quindi mi sembra anche discutibile come atteggiamento. Se comunque si era generata una confusione, c'era la possibilità e il dovere, secondo me, per il Ministro, di intervenire con una interpretazione autentica. Comandante ultimo. Lo ha fatto giovedì, onorevole Martelli, lo ha fatto giovedì. È un po' tardi. È un po' tardi, eh. È un po' tardi, perché Zagaria è uscito un po' prima. Comunque... anche quelli di Martelli erano usciti, eh. Va bene. No. Perché sono stati arrestati nella notte. Riarrestati nella notte. Non sono usciti, quelli là non abbiamo pubblicato. Non erano usciti. Prima che venissero materialmente scarcerati, sì. Abbiamo prodotto la notte. Allora. Insomma, lui l'ha prodotta giovedì, oltre a verificare. Allora, comandante. Vabbè, allora posso decidere io di collegare? Comandante ultimo, prego, poi De Magistris al volo. Comandante ultimo, che cosa pensa di questa. Di questa vicenda, lei ha detto umiliano l'antimafia, comandante. Ma io credo che la lotta antimafia non appartiene a una fazione o a un'altra, è del popolo, è una lotta che si fa tutti uniti, che si fa in un sistema di sicurezza in cui tutte le forze sono e devono essere coinvolte. Altrimenti si dà un senso così di parcellizzazione, di polverizzazione, di disgregamento proprio del fronte di lotta antimafia, un monitoraggio sistematico, multiforze, una sintesi che deve mettere in condizione l'uno di sostenere l'altra parte dello Stato che vi partecipa. E questi sono gli aspetti vitali dello Stato, della sicurezza bene dei cittadini. E non di dominio di una fazione. Ma si sente, scusi ultimo, lei si sente tradito? Sì. Si sente tradito dallo Stato quando vede queste cose? No, io per me lo Stato sono le famiglie, i cittadini, qui ma ci sono persone che magari così hanno sbagliato, sbagliano, ma non è questo, è che lo Stato deve essere unito. Cioè la sicurezza, la lotta antimafia, il monitoraggio sui mafiosi è un compito che appartiene alle forze di polizia, al DAP, ai magistrati, ma in maniera corale, coesa, non è una compartimentazione. Noi abbiamo avuto l'esempio del generale Dalla Chiesa, questi meccanismi di monitoraggio sul circuito carcerario li ha consolidati lui e poi su questi meccanismi, certo c'è la componente della magistratura, c'è la componente del DAP, ma è un sistema di sicurezza che vede il Ministro degli Interni, che vede le forze di polizia in primo piano, fianco a fianco al DAP e alla magistratura. Non si può affrontare un tema a compartimenti stagni, altrimenti si dà la sensazione dell'insicurezza, si dà la sensazione dell'impotenza.
E questo è una cosa gravissima. Scusi, ho capito, comandante, però le chiedo umanamente, vedere uno come Bonura, luogotenente di Provenzano, a casa, che effetto le fa? Mi dà così una delusione, una malinconia. Mi viene anche un nodo in gola, pensando a tanta gente che ha combattuto, che si è donata e che continua a combattere. No, poi, perché così, comandante, io ho pensato l'altra volta, ho pensato a Filippo, quel ragazzo che apparteneva al gruppo suo, al suo gruppo, un uomo vero dello Stato che permette una micro grazie per averlo ricordato. Permette grazie una per microspia è precipitato perché stava scalando un punto veramente una parete rocciosa. Cioè questi ragazzi da lassù, vedendo queste cose qua, ma cosa pensano? Pensano che l'amore è una cosa grande, che loro hanno dato tutto quello che avevano e non hanno rimpianti, perché l'amore di un combattente è puro, è disinteressato. E grazie di averlo ricordato, Filippo Salvi, un maresciallo Ram, un ragazzo del nord che ha donato il suo amore alla Sicilia, che è rimasto innamorato della Sicilia e del popolo siciliano. E grazie per averlo ricordato. Tutto qua. Fare una domanda? Sì, prego, vogliamo fare le domande? Sì, facciamo anche le domande. Se posso. No. Mi piacerebbe sapere cosa pensa lui, che ha parlato così bene di tutta l'azione collettiva dello Stato nella lotta alla mafia, del fatto che alcuni esponenti politici che vengono indagati per gravissimi reati di mafia non vengono espulsi da quei partiti. Cosa ne pensa lei? Ma io intanto non giudico nessuno, perché così è un mio modo di... Le persone hanno diritto di proclamarsi innocenti, poi chi sbaglia paga. E le scelte che stanno... Io non posso giudicare la scelta di un altro. Io sono un combattente. De Magistris, un attimo. L'autodeterminazione è una cosa importante. Comandante, sì, un secondo solo, voglio sentire anche De Magistris e Catello Maresca. De Magistris, lo Stato dice ultimo deve essere unito. Prego. Lo Stato deve essere unito, però purtroppo la storia giudiziaria del nostro paese dimostra che le peggiori infiltrazioni sono proprio quelle delle mafie dentro alla politica e le istituzioni. E vorrei aggiungere proprio brevemente sulle responsabilità politiche, di cui ne ho parlato io prima, ne ha parlato lei Giletti e anche Claudio Martelli. A me non piace personalizzare, ma visto che parliamo di persone, io rimasi molto perplesso, perché condivido quello che dice Martelli, che ci vuole competenza. Poi se uno è anche dell'antimafia si può fare un ragionamento. Quando fu scelto Basentini, e ripeto non c'ho nulla di personale contro Basentini, però siccome sono stato 15 anni in magistratura e mi sono occupato di fatti anche molto delicati, rimasi molto perplesso. E siccome fu fatto da parte Nino Di Matteo, che invece secondo me ha una credibilità e coerenza e una storia personale, devo dire, a me questo sembra un fatto politico, non è un fatto amministrativo. E quindi io non credo che il ministro, nel momento in cui decide di mandar fuori Basentini, assume una responsabilità politica. Qui c'è una responsabilità politica istituzionale e una giudiziaria. È assolutamente evidente in questa vicenda. Catello Maresca. Mi sente Maresca? Ho qualche problema di collegamento. Abbiamo collegamenti. Allora, Luca. La cosa più folle di quello che abbiamo raccontato stasera è quel timbro. Il timbro sulla mail all'indirizzo sbagliato. Se quello che è stato detto da più voci è giusto e non può essere che così, e se quello che dice ultimo è che ci deve essere il coro, cioè ci deve essere un'unica regia, la leale collaborazione. Leale collaborazione, esistono mille modi per dirlo. Non ci si può arrivare. Ci deve essere una telefonata che dice guarda, siamo a un passo e ci si ferma prima. Allora, visto che c'è il dottor Canevelli qui, voglio far vedere un altro passaggio del dottor Basentini, che comunque ha messo la faccia. Ha parlato la scorsa volta, ha telefonato, ha avuto uno scontro, per cui io chi viene, comunque in ogni caso lo rispetto,
Poi ognuno risponde di quello che dice, ma va rispettato, ha messo la faccia al posto di altri. C'è stato un punto che non ho capito. Ha detto una cosa sui trasferimenti dei boss. Vorrei farlo rivedere approfittando della presenza del dottor Canevelli e del dottor Martelli. Prego. Allora, deve essere chiaro un concetto che è basilare. Il trasferimento di un detenuto per motivi di salute non può essere una decisione adottata dal TAP. Sono provvedimenti che l'autorità sanitaria può dare. Senza il nulla osta dell'autorità sanitaria, il Dipartimento non è in grado di effettuare alcun trasferimento. Nel caso di specie è stata data comunicazione urgente a vista al Tribunale di Sorveglianza circa la possibilità di trasferire lo Zagaria in altre istitute detentive dove c'era l'assistenza sanitaria, ma torno a dire, senza il nulla osta dell'autorità devo sanitaria, chiudere, lei ha dato la sua posizione, Masentini, la ringrazio, lei è stato chiaro, lei dice se noi non siamo in grado, quindi io credo che questo DAP, forse se è così come stanno le cose, forse c'è qualcosa che non torna. Allora, dottor Canevelli, ma si può capire se il DAP decide il trasferimento di un detenuto o se... Ovviamente io penso che ci voglia autorizzazione della sanità, è ovvio, ma chi è che decide il trasferimento? Assolutamente sì, è il DAP che dispone i trasferimenti dei detenuti su scala nazionale, tanto più se si tratta di detenuti sottoposti al regime di 41 bis. Basentini parlava dell'intervento dell'area sanitaria nelle carceri, su questo non c'è dubbio che ormai la sanità penitenziaria sia stata sostituita dalla sanità pubblica nelle carceri. Sì, ma noi eravamo quando stati chiari, si tratta di trasferire un detenuto che non può continuare una terapia nella propria regione di appartenenza perché tutti gli ospedali non sono disponibili, bisogna individuare un'altra struttura penitenziaria che garantisca le cure di cui ha diritto, perché il diritto alla salute si applica anche ai boss mafiosi. Non ma possiamo noi, dimenticarlo. No, ma io lo ripeto, siccome c'è anche chi ha scritto che i mafiosi, e allora io Giletti credo, dice che non devono... No, io dico che tutti, anche i peggiori criminali hanno diritto alla salute e vanno tutelati, mi proprio perché finire. Noi siamo un'altra cosa rispetto a loro. Mi faccia finire, io credo che il Dipartimento oggi dovrebbe mettere in atto un sistema di monitoraggio di tutte le strutture penitenziarie e detentive sul territorio e renderlo ostensibile a tutti i presidenti dei tribunali di sorveglianza, perché le istanze si moltiplicano. Un presidente di un collegio deve sapere dove c'è posto e dove non c'è posto, altrimenti succede quello che è successo adesso. Rinvii di un mese e poi una decisione probabilmente Maresca, inopportuna. Maresca! Sì, sì, dottor Ginette, è quella progettualità di cui stiamo parlando da due mesi. Ma ha studiato, lei ha studiato, scusi... L'altra settimana sì, ha studiato un po', si è applicato le leggi. È andato non a scuola tutte, da Melillo, dal procuratore Melillo, avete fatto un corso di recupero, che avete fatto? Ho provato a studiare, diciamo, sono partito da lontano, diciamo, da lezioni di Stato e di diritto di Aldo Moro, che ha una grande affermazione sulla giustizia, poi magari la diremo un'altra volta. Ho studiato come faccio con i miei studenti all'università e ho raggiunto ulteriore consapevolezza su questo. È mancata la progettualità, il Presidente dice una cosa sacrosanta, ma lui dice da domani, io dico da due mesi fa, se l'avessero fatto, se il DAP l'avesse fatto 2 mesi fa, noi avremmo molto meno mafiosi adesso in libertà e in detenzione domiciliare. Questa è la progettualità, questo è quello che mi preoccupa un po' di più, perché ammettere l'errore, a me dispiace onestamente che al di là della sua bravura e della sua capacità, ma che debba essere un programma televisivo a spiegare bene ai cittadini come sono andate le cose. Per me sarebbe dovuto arrivare in primis dal DAP questa spiegazione, ma non perché si voglia colpevolizzare qualcuno, perché dall'errore si può prendere l'insegnamento per evitarlo. Siamo ancora in tempo per evitare che escano centinaia di boss dal carcere. Ci vuole adesso un intervento serio, aspetta un lavoro durissimo ai colleghi Petralia e al collega Tartaglia, ma è un lavoro, diciamo, che loro non possono fare da soli.
sicuramente il Ministero. Io mi sono sorpreso di un'altra cosa. È stata dichiarata in questo Paese giustamente l'emergenza sanitaria, giustamente l'emergenza sociale ed economica. Perché non è stata ancora dichiarata l'emergenza carceraria? Quanti boss ancora devono uscire dal carcere per riconoscere che abbiamo un problema serio da affrontare, che va affrontato anche probabilmente con interventi straordinari? Bisogna mettere in sicurezza tutte le carceri, bisogna farlo in maniera rassicurante. Maresca, devo interromperla perché mi dicono che c'è in collegamento il dottor Di Matteo che ha voluto intervenire in trasmissione. Dottore, buonasera. Buonasera, dottor Giletta, buonasera a tutti i suoi ospiti. Prego. Ma guardi, io ho ritenuto di intervenire, ho chiesto di intervenire soltanto perché è stato evocato un episodio relativo al 2018, al giugno del 2018, quando venne nominato il dottor Basentini come capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ritengo di dover dire come si sono svolti i fatti, perché poc'anzi l'onorevole Giarrusso parlava di, o forse qualcun altro parlava di trattative tra l'ora ministro, anche attuale ministro Bonafede e la mia persona. Io non ho mai fatto trattative con nessun politico, non ho mai chiesto a nessun politico nulla. Le cose sono andate ben diversamente. Venni raggiunto da una telefonata del ministro Bonafede, il quale mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria o, in alternativa, mi disse, quello di direttore generale degli affari penali, il posto che fu, come l'onorevole Martelli sa meglio di ogni altro, di Giovanni Falcone. E io chiesi 48 ore di tempo per dare una risposta. Nel frattempo, questo è molto importante che si sappia, alcune note, informazioni che il GOM della Polizia Penitenziaria aveva trasmesso alla Procura Nazionale Antimafia, ma anche alla direzione del DAP, quindi penso che fossero conosciute dal Ministro, avevano descritto la reazione di importantissimi capi mafia, legati anche a Giuseppe Graviano e ad altri stragisti, alla indiscrezione che io potessi essere nominato capo del DAP. Quei capi mafia dicevano: se nominano Di Matteo è la fine, al di là delle loro valutazioni. Io chiesi 48 ore di tempo, andai a trovare il ministro 48 ore dopo, avevo deciso di accettare la nomina a capo del DAP, lo andai a trovare, ma improvvisamente il ministro mi disse che sostanzialmente ci aveva ripensato e che nel frattempo avevano pensato di nominare il dottor Basentini, e mi chiese di accettare il ruolo di direttore generale al Ministero. Io il giorno dopo gli dissi di non contare su di me perché non avrei accettato. Quindi, siccome bene evocato un fatto che io ho tenuto sempre riservato, io nel giro di 48 ore sono stato per iniziativa del ministro e senza che io mi fossi mai fatto avanti, non sono abituato a chiedere nulla, tantomeno ai politici, mi sono ritrovato ad essere designato come capo del DAP, e nel momento in cui ero andato lì per comunicare la mia risposta affermativa mi trovai di fronte a questo dietro fronte dottor Di Matteo. Io spero soltanto ma da cittadino, non per il mio interesse personale, poi io ero alla Procura Nazionale Antimafia, stavo bene alla Procura Nazionale Antimafia, così come poi sono stato eletto al Consiglio Superiore della Magistratura, e quindi non è una questione personale, però i fatti devono essere conosciuti. Ore c'è stato... Lei questa sera, allora mi scusi perché forse involontariamente io, siccome lei era uscito il suo nome, essendo un nome prestigioso, e fare gestire il DAP è un ruolo molto importante in questo Paese, mi ero permesso di ricordare come mai un uomo come Di Matteo era stato preferito a Di Matteo Basentini, con tutto rispetto per il dottor Basentini. Questa sera lei ci sta dando una notizia molto, molto forte, cioè lei ci fa capire che il timore che nelle carceri
la sua nomina potesse portare reazioni non solo nelle carceri ma anche all'esterno, è stata, diciamo, messa da parte per un personaggio che era meno conosciuto, meno importante, meno invasivo, meno forte rispetto a lei. Per un quieto vivere, Giletti, è una mia interpretazione. No, guardi, io, dottor Giletti, sono troppo abituato a rispettare la separazione delle competenze e dei poteri per non rispettare ho capito, scelte, però lei ci sta amareggiando con una dichiarazione del genere. Lei ci sta amareggiando. Io sto raccontando un fatto che certamente il ministro penso che non potrebbe smentire. E sto raccontando un fatto. No, la no. mia non fu una precisa proposta alla quale io avevo aderito nel momento in cui al termine delle 48 ore, anzi forse se non ricordo male andai proprio l'indomani, perché nel momento in cui mi arrivò la telefonata mi trovavo a casa mia a Palermo e l'indomani dovevo già tornare a Roma dove lavoravo alla Procura Nazionale Antimafia, andai a trovare il ministro e fu molto ovviamente cortese, assolutamente facemmo un lungo colloquio, ma all'inizio quando io dissi che volevo accettare l'incarico che mi aveva proposto mi disse no, ma sa, forse nel frattempo noi ci abbiamo ripensato, la vedremmo meglio in un posto sì di sott'ordine, perché il direttore generale degli affari penali è inquadrato in un dipartimento che dipende dal capo dipartimento dell'amministrazione giudiziaria. Ma non fu tanto questo, ripeto, rimasi colpito da un improvviso cambiamento della proposta, perché il ministro chiuse quella telefonata dicendomi scelga lei. Io dissi mi consenta soltanto di riflettere 24 ore, di parlarne con i miei familiari, e andai per dare quella risposta, diciamo, positiva, ma nel frattempo il ministro ci aveva ripensato, o forse qualcuno lo aveva indotto a ripensarci, questo non lo posso sapere. Non, dottor Di Matteo, la fermo un secondo, vorrei subito sentire a caldo un commento dal comandante Ultimo e da tutti i presenti. Comandante, ha sentito le parole del dottor Di Matteo? Sì, parole importanti. Tanto massimo rispetto per il dottor Di Matteo e per il lavoro che fa da anni. E queste sono così, ci lasciano amarezza. L'amarezza rimane nel cuore. E speriamo che le cose cambino, che ci sia un vento nuovo, che spazzi via questo modo di pensare, di contrapporre interessi, fazioni su un bene che è di tutti, e le persone che si danno per gli altri devono essere sostenute e portate avanti. De Magistris, commento? Ma il commento è nei confronti di una persona di cui ho una stima immensa, di cui mi onoro di essere amico, perché mi è stato sempre vicino, io sono stato sempre vicino a lui e la sua ricostruzione so essere assolutamente fedele ai fatti per come si sono svolti, ed è per questo anche che prima ho tratto delle considerazioni di natura personale, ovviamente. E mi fa piacere che Nino abbia di fronte al popolo italiano attraverso la sua trasmissione fatto una ricostruzione così onesta e così leale, che come un uomo come Nino, di cui il paese deve essere assolutamente orgoglioso per quello che ha fatto e sta facendo e che farà per le istituzioni democratiche del nostro paese. Martelli, sono dichiarazioni che domani faranno rumore? Penso di sì. Spero che sia l'occasione per cui il ministro... Poi, ovviamente il ministro dovrà replicare e noi siamo qua. Dovrà chiarire. Per carità, perché ovviamente... Potremmo, però, non lo so se... può anche telefonare se... Non ho sentito se Di Matteo ha chiarito anche il passaggio. Cioè, quando lei è stato convocato a Roma, la proposta era quella di assumere la direzione degli affari penali o del DAP? Posso rispondere? Sì, prego, risponda. La proposta fu formulata in questi termini.
la vorremmo come nostro, diciamo, collaboratore a un livello importante, lei può scegliere o di essere nominato, questo lo potrei fare subito io, disse il ministro, capo dipartimento, quindi del DAP, dell'amministrazione penitenziaria, oppure può scegliere, se non vuole andare al DAP, di essere nominato direttore generale degli affari penali. Però mi fu detto, in questo caso, però dovrebbe aspettare la maturazione di una situazione che vedeva già quel posto occupato e il ministro contava poi di poterlo rendere libero. Okay. E quindi la proposta fu duplice. Ha detto scelga lei, ovviamente, sì, essendo un uomo che comanda, va a scegliere il luogo di comando, il DAP, certo non gli affari, con tutto il rispetto, che non sono un ruolo, insomma, lei va lì o va al DAP o non va. Ecco, no, Martelli, no, guardi, su questo mi scusi, no, non vorrei apparire come presuntuoso, anche perché invece l'ho detto io. Ai tempi del ministro Martelli, la Direzione Generale degli Affari Penali, assieme al ministro, produsse una normativa antimafia ancora oggi decisiva. Oggi il DAP era un po' più importante, con tutto rispetto alle affari. Solo la premessa per l'altra domanda. Lei non ha chiesto al ministro a quel punto, ma perché ha cambiato idea? Posso rispondere? Certo. Guardi, io non lo chiesi, forse per orgoglio o forse perché c'era proprio quella situazione così scabrosa della contemporaneità delle intercettazioni e delle esternazioni dei capi mafia detenuti al 41 bis, quindi non lo chiesi. Ricordo soltanto che il ministro mi disse ma guardi, la Direzione Generale degli Affari Penali può essere molto importante, perché è molto più importante del DAP, dove il capo DAP comunque tratta molte questioni anche di natura prettamente amministrativa, mi fece riferimento alla gestione degli appalti per la costruzione di nuove carceri. Però gli dissi, guardi, il 41 bis è la gestione del carcerario, proprio in questo momento, dalla gestione corretta del carcerario passa molto della lotta e del contrasto alla mafia e al terrorismo. Il DAP non è un dipartimento che si occupa soltanto di alta amministrazione, ma attraverso la gestione corretta delle carceri, sto parlando di gestione corretta, non gestione violenta delle carceri o autoritaria delle carceri, ma attraverso la gestione corretta delle carceri e del 41 bis passa molta strada per l'efficacia della lotta alla mafia e al terrorismo. Dissi questo, ma poi presi atto non potevo certamente mettermi a chiedere al ministro, non lo volli chiedere comunque, il perché di quell'improvviso. Glielo chiederemo noi, glielo chiederà tutta Italia. Sì. Domani glielo chiederà tutta Italia. A me sembra ci sia un aspetto clamoroso in questa vicenda, no? Perché questa testimonianza arriva su uno dei ruoli più delicati, su uno dei personaggi più importanti, e abbiamo visto che, cioè, Di Matteo per anni non dice nulla, quindi, come dire, non è sospetto di nessuna né vanagloria né vanità. Però sapevamo che l'argomentazione ostativa è: se arriva questo non usciremo mai, e che essendoci stata un'altra soluzione, in un modo o nell'altro poi la tensione si è allentata e sono usciti. Quindi è un retroscena pazzesco, è una notizia. Catello Maresca e poi il dottor Canevelli. Catello Maresca, la sorprende questa dichiarazione? C'è anche lei, però se permette decido io da qua chi parla. Poi arriverà anche Dino Giarrusso. Prima la sento i magistrati, prego. Ovviamente mi sorprende e preferirei, non mi dica niente, ma non commentare il fatto in sé. Ovviamente la massima solidarietà e vicinanza al collega Di Matteo, la cui competenza, esperienza e professionalità ovviamente nota e indiscussa. Mi consenta solo di dire che la lotta alla mafia in questo paese è ancora molto lunga e difficile. Grazie. Dottor Canevelli e poi Giarrusso. No, a me sorprende soltanto una cosa, che quando si parla di capo del DAP si pensa solo e soltanto al 41 bis. Le carceri sono popolate da 60.000 detenuti, come diceva di cui non è detto che una PM antimafia sia il garante principale. L'ha detto all'inizio e l'ho apprezzato, Ministro Martelli, l'ho apprezzato perché
Si tratta di nominare persone capaci, persone che conoscano il mondo del carcere, non soltanto quei 1000 detenuti di 41 bis, sì, ai però, quali va, però qui ai c'è, quali va qui garantita c'è una dottor, sicurezza. Il dottore dice, io sono stato chiamato, certo, mi hanno carità, detto, per carità, fai questo, sono, e quindi poi le valutazioni vanno non posso sulla commentare, allora non lo chiami poi Di Matteo neanche, non ha mai detto conosco. Mi sarei occupato no, solo dei 41 non, non credo bis, che Di Matteo sia in grado di occuparsi anche di nominare solo procuratori della Repubblica, adesso abbiamo un capo che è un procuratore della Repubblica, un vice che è un procuratore della Repubblica, io mi chiedo, tutto il resto del carcere qualcuno lo tutelerà? Va bene, questa è la lotta interna, le posizioni diverse, ma Giansua, Giarrusso, prego, perché in questo momento il ministro Bonafede non può difendersi, quindi volevo dare la parola per ultimo a te, prego. Allora, due cose fondamentali, la prima, io per correttezza, siccome ho sentito, ho enorme stima per il dottor Di Matteo, gli ho sempre parlato solo che bene, ho detto prima, non lo sono. Quindi non ho detto come fosse andata, insomma volevo sottolinearlo perché lui alla telefonata ha detto, non so se l'aveva detto Giarrusso, no, io non sapevo nulla di questo e ho ribadito la verità, cioè che non ne sapessi nulla. Naturalmente così, sono colpito se ho, da questa se scelta ho utilizzato... e sono... Prego, chiudi Giarrusso, prego. Prego sì, no, che... sono molto colpito come tutti voi e come tutti noi da questo racconto ed essendo c'è stata ovvio. Sempre un'enorme stima da parte, sono certo, da parte del ministro Bonafede per il dottor Di Matteo, sono certo che il ministro Bonafede ci spiegherà di questa scelta. Io non lo sapevo, sono sorpreso esattamente quanto voi, so per certo che il ministro ha una stima infinita del dottor Di Matteo e quindi ci sarà una ragione che spero e sono sicuro che il ministro Bonafede chiarirà. Però ecco, ci tenevo perché ho sentito che nella telefonata ero stato citato dal grande magistrato, per me è un eroe perché ha anche sacrificato parte della sua vita per la lotta alla mafia e la sua libertà. Ecco, però... quindi, scusa Dino, voglio prima di tornare al dottor Di Matteo, ultimo a chiudere questa parte, voglio perché siamo ancora un po' così, ascoltare un uomo importante, beh io umanamente anch'io. Molto, perché un uomo come il dottor Di Matteo insomma merita rispetto, allora non lo chiamo, se sono andate così le cose non posso chiamare un uomo importante come Di Matteo e poi dirgli vabbè ci abbiamo ripensato, è una cosa molto molto grave, però ci sono altri uomini che ogni giorno stanno a contatto con i detenuti, lo voglio far vedere, è un impegno con gli uomini del GOM, che fanno un lavoro, controllano i detenuti del 41 bis, il vecchio capo Vincenzo Santoriello ha rilasciato questa intervista a noi, Danilo Lupo è andato a parlargli, ascoltate bene, perché sono gli unici che stanno faccia a faccia con loro, prego. Commissario, lei con chi ha avuto a che fare nel suo lavoro? Con tutti. Prima abbiamo gestito a Brusco come collaboratore, abbiamo gestito il detenuto Madonia, abbiamo gestito Calò, Treco, tutti i detenuti 41 bis della vecchia cupola. Vincenzo Santoriello ha girato per anni le carceri italiane da comandante della polizia penitenziaria. Faceva parte del GOM, il gruppo specialissimo, che veniva inviato da Roma a gestire i detenuti più pericolosi, mafiosi, camorristi, dranghetisti, al 41 bis. Il 41 bis era un articolo che subito dopo la morte di Falcone era di una ristrettezza unica, poi dopo man mano, meno attenzione. È stato un po' allentato. È perché l'attenzione è diminuita e ovviamente passando il tempo tutto cambia. Rina sta in un'area riservata. Cioè? Dove stava da solo e basta. Solo lui? Solo lui. Invece adesso hanno pure la compagnia di un'altra persona insieme a loro che per andare a passeggi insieme. Queste misure di sicurezza dal 41 bis ai domiciliari svaniscono, no? Ma se sono svanite dal 41 bis iniziale al 41 bis di adesso sono diminuite, figuriamoci andare agli arresti domiciliari. Andare agli arresti domiciliari significa io non dico che sono libero, ma posso muovermi. Sì, la sicurezza esterna mi viene a controllare la polizia, i carabinieri, la penitenziaria, ma comunque io che non esca fuori che non esce fuori dal cancello, ma uno se è un capo non è che ha bisogno di uscire fuori dal cancello per dire fai questo e fai quell'altro, ci stanno modi e modi per farlo, ma non è che questo lo sanno tutti, lo conoscono tutti. Parliamoci chiaramente, perché Zaccaria noi sappiamo è un nome famoso, allora tutti quanti si concentrano su quello. Mentre invece escono altri 300 che stanno ad alta sicurezza e che non hanno il nome di Zaccaria, mi si chiamano Pingo Pallino, ma valgono forse in questo momento molto di più per riorganizzare le file e vanno fuori, certo. Sono i colonnelli, e che stanno fuori e che nessuno ne parla. Stanno sottovalutando troppo la mafia. Da che cosa lo vede?
stanno sottovalutando, perché con tutto quello che sta succedendo, con la fame che ci sarà in giro tra un paio di mesi e con i nostri territori che sono alla mercé di tutto, cioè qua loro con la loro liquidità economica che c'hanno, che loro c'hanno questa, penetreranno dappertutto. Sono come un poco il coronavirus, sono penetranti e silenti. La mafia è questo, secondo me, cioè penetra pian pianino dove un territorio è silenzio, in silenzio, non è più come una volta con le bombe, adesso si entra in silenzio, anzi si entra col sorriso, e dove vedono le difficoltà loro attecchiscono, loro vanno più veloci, siamo noi Stato che dobbiamo stare al passo. Questi sono gli uomini delle GOM. Dottor Di Matteo, è sempre in linea? Sì, sì, sono in linea. Perché mi dicono che vorrebbe intervenire il ministro Bonafede. Ovviamente io glielo sto dicendo, poi non voglio neanche esasperare le situazioni, però evidentemente vuole intervenire. Se riuscirà a intervenire, noi gli daremo ovviamente la possibilità di intervento. De Magistris, ma questa sera sono uscite delle verità molto scomode, abbiamo dimostrato che non sono i magistrati di sorveglianza nel caso specifico di Sassari, non rispondo degli altri casi, la mia faccia l'ho messa sul caso di Sassari a difesa del dottor De Vito, e abbiamo stabilito una verità che bastava, ci voleva un attimo, e invece gli ispettori sono andati e sono ancora là, magari andranno là a vedere, stasera abbiamo dimostrato come sono andate le cose, arriva la telefonata di un uomo importante come Di Matteo, che sta succedendo? Ma che ci sia un calo di tensione nel contrasto alle mafie e alla sua penetrazione nella istituzione della politica è evidente, e poi si sta sottovalutando il contagio criminale che può accadere di questi tempi. Le mafie hanno liquidità, non hanno burocrazia, sanno dove bussare, conoscono il territorio e hanno una necessità di riconquistare un consenso che hanno perso in questi anni, quindi possono andare da chi non ha di questi tempi un piatto a tavola, quindi l'usura, andare da quello che non riesce a rialzare la saracinesca del negozio tra qualche giorno, a prendersi le aziende. Bisogna vedere chi è più rapido, se siamo più rapidi noi come Stato in tutte le sue articolazioni. Dottor le mafie. Io sono molto preoccupato di questo tema. Ecco, scusi se la interrompo, ma al telefono c'è il ministro Bonafede. Buonasera ministro. Buonasera dottor Giresti. Allora, ministro, abbiamo ascoltato le parole del dottor Di Matteo, che è in linea con noi in contemporanea, e ci hanno lasciati, devo dire la verità, così, insomma. Chiaramente io ho detto dovremo sentire il ministro se vuole intervenire, lei ha chiamato, adesso ci deve dare la sua versione dei fatti per far chiarezza. Ma guardi, io rimango veramente esterrefatto nell'apprendere che viene data un'informazione che chiaramente può essere grave per i cittadini, nella misura in cui si lascia trapelare un fatto assolutamente sbagliato, e cioè che la mia scelta di proporre al dottor Di Matteo un ruolo importante all'interno del Ministero sia stata una scelta a un certo punto rispetto alla quale io sarei andato indietro perché avevo saputo di intercettazioni. E allora, io capisco tutto, io non voglio entrare adesso in un contraddittorio, il dottor Di Matteo è persona che stimo, che ha lottato e che ha speso la sua vita nella lotta alla mafia, però dobbiamo distinguere quelli che sono i fatti da quelle che sono le percezioni. È preciso che dire ai cittadini italiani che lo Stato sta indietreggiando rispetto alla lotta alla mafia, in un momento come quello che sta vivendo il Paese, è un fatto grave. E io sono disponibile a venire nella sua trasmissione e a spiegare ai cittadini italiani tutto quello che stiamo facendo. E voglio chiarire che non sto chiamando né per difendermi né per offrire chiarimenti, perché no, io per difendermi e chiarire quello che faccio e come interpreto il mio ruolo
metto davanti i fatti, perché io nei primi quasi 2 anni da ministro ho portato avanti soltanto leggi scomode, leggi che mi pongono in una situazione anche per cui vivo sotto scorta, costantemente sotto il più alto livello di scorta, perché come gli altri ministri della giustizia, per carità, io ho firmato tra nuove applicazioni e rinnovi 686 atti per 41 bis. Di questi sono persone che ho mandato io con la mia firma al 41 bis, perché il ministro della giustizia mette la firma finale. Lei mi deve fare dire queste cose perché sono importanti, perché i cittadini italiani devono sapere. Però c'è un punto, Sì, ora ci arriviamo, non si preoccupi, che quest'anno è stata approvata la legge e la modifica della legge dell'articolo 416 ter sul voto di scambio politico mafioso. I cittadini italiani devono sapere che giovedì è stato approvato un decreto legge per modificare una norma che non era mai stata modificata e che stabilisce che i giudici di sorveglianza devono necessariamente avere il parere obbligatorio della Direzione Nazionale Antimafia e delle direzioni distrettuali antimafia. Va bene, signor Ministro, ora ci arrivo. Di Matteo ha detto una roba pesante questa sera, scusi, Ministro. Perfetto, ha spiegato, io rispetto tutti. Cioè lei dice, lei non vuole intervenire sulla questione di Matteo. Mi scusi, io concludo e arrivo anche al discorso del dottor Di Matteo. E stavo dicendo che i cittadini italiani devono anche sapere, così come da alcuni vostri ospiti stasera è stato detto, che il discorso Zagaria, come ho già detto pubblicamente, e stiamo facendo degli accertamenti, quindi su questo io non mi esprimo, non mi posso esprimere. Ma li ho fatti io questa sera, bene. Ministro, li ho fatti io però questa sera gli accertamenti, sì, diciamo. Lei fa poi, le trasmissioni, per carità, io faccio... Lei fa le sue verifiche, fa il giornalista e per carità lo fa tramite la TV. Io faccio i miei accertamenti e li faccio al Ministero. Ma non le hanno detto la verità? Non hanno detto la verità a lei, Ministro? Perché lei non può sapere tutto, ma deve fidarsi delle persone. Se sbagliano dovrebbero andare a casa. Lei sta affermando che io non conoscevo la verità, quando io le sto dicendo semplicemente che gli accertamenti li sto facendo e per fare accertamenti all'interno del Ministero si tratta di cose serie che vanno fatte come devono essere fatte. Punto. Io poi su questo non entro. Sul discorso del dottor Di Matteo, allora la questione è molto semplice. Io ho chiamato il dottor Di Matteo per la stima che ho nei suoi confronti, parlandogli, come lui ha correttamente chiarito, parlandogli della possibilità di fargli ricoprire uno dei due ruoli di cui ha parlato lui, e cioè direttore affari generali o dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dicendogli che era mia intenzione farle scegliere praticamente a lui, ma comunque gli ho detto venga a trovarmi e scegliamo insieme. È stato proprio così. Nella stessa telefonata il dottor Di Matteo con l'onestà che lo contraddistingue, mi chiarisce subito che ci sono state all'interno delle carceri delle intercettazioni che dicevano che in caso di scelta di Di Matteo, mi pare che l'intercettazione fosse Facimma Muina, era una cosa del genere. Tra quindi, glielo dico perché ho dei problemi, devo collegarmi anche con altre persone che dobbiamo cambiare pagina tra pochi minuti, con grande rispetto. Le chiedo però questo punto di essere sintetico, cioè, perché Di Matteo ha detto una cosa, scusi, da un punto di vista che ci lascia perplessi. La questione è molto semplice, non sono uno stupido, sapevo chi era il dottor Di Matteo, sapevo che stavo parlando delle carceri italiane, sapevo chi stavo per scegliere, sapevo quindi, e tra l'altro quell'intercettazione era stata, se non ricordo male, già pubblicata sul Fatto Quotidiano, e sono intercettazioni di cui il Ministro dispone, perché sono intercettazioni che fa il NIC, che è un corpo della Polizia Penitenziaria. Ecco, ma allora chi è che ha deciso? Lei è libero di decidere. No,
Però no, ce lo deve dire a questo punto. Sì, certo, è chiaro, ma dico sempre le cose come sono. L'idea per cui io, il giorno dopo, in virtù di non so quale paura sopravvenuta, io avrei ritrattato una proposta e un'idea, e allora mi piace dirlo, che non sta né in cielo né in terra. Va bene, quindi se l'ha inventata Di Matteo. Mi faccia finire, è una percezione che è stata, è legittima, ma è una percezione del dottor Di Matteo. Tra l'altro voglio aggiungere... Beh, ma una percezione, scusi, il dottor Di Matteo non può percepire, è stato a colloquio con lei, avrà avuto una reazione umana, no? Se lei vuole che io dica... Prego, Martelli. Infatti li dico, la questione è semplicissima. Un attimo, Martelli. La questione è semplicissima. Lei ha proposto due opzioni al dottor Di Matteo. Di Matteo è venuto da lei, ha detto accetto quella di capo del DAP, e a quel punto Di Matteo dice che lei l'ha ritirata. Lei cosa dice invece? Allora, Martelli, io quando il dottor Di Matteo è venuto al ministero, io gli dissi che tra i due ruoli per me sarebbe stato molto più importante il direttore degli affari generali, perché era un ruolo che vedevo molto più di frontiera nella lotta alla mafia, perché era stato il ruolo, e lei lo sa benissimo, Martelli, perché lo nominò lei, in quel ruolo. Scusi, perché era il ruolo, ministro, che era stato, no, affari generali o affari penali? Affari penali, che era il ruolo che era stato di Giovanni Falcone. Quindi io non ho proposto al dottor Di Matteo un ruolo che era minore nella lotta alla mafia, ma che io, e per carità, questo è discutibile, vedevo più di frontiera nella lotta alla mafia. Questa è la verità. Dopodiché le dico anche una cosa. L'ultima cosa, perché questo è importante. A me sinceramente era sembrato, ma a quanto pare stasera mi accorgo che forse mi ha un minuto, dottore, a un minuto, ministro. Mi era sembrato che alla fine dell'incontro fossimo d'accordo io e il dottor Di Matteo. La fermo. Questo spiega, la devo questo fermare. Spiega il motivo per cui il giorno dopo il dottor Di Matteo mi chiede di incontrarmi di nuovo, e in quella seconda occasione mi dice che non poteva accettare il discorso degli affari penali e voleva cambiare il discorso con il DAP. Ministro, è stato chiaro, ministro. Ministro, ho i tempi, abbia pazienza, purtroppo non ce la faccio, devo rispettare una rete, sto già facendo troppo. È stato chiaro, Di Matteo ha 30 secondi, un minuto per dirla. Prego. Io oggi non ho fatto interpretazioni, ho raccontato dei fatti precisi che il Ministro sa che si sono svolti proprio in quei termini. Le interpretazioni le lascio ad altri e non mi permetto di farle. I fatti sono quelli, li confermo in ogni passaggio. È preciso che non si trattava di una sola intercettazione, ma di c'erano state, e io avvisai, il Ministro già lo sapeva, c'erano stati in più carceri, in più sezioni di 41 bis in tutta Italia, delle dichiarazioni che erano state ostentatamente fatte dai detenuti, che gridando da un piano all'altro avevano tra l'altro detto: se viene questo Di Matteo facimmo un mulino, dicevano i napoletani, i siciliani dicevano questo butta la chiave. Quindi era stata una presa di posizione molto che i detenuti avevano voluto fare sapere all'amministrazione penitenziaria. Io interpretazioni non ne do, ma mi pare che il Ministro abbia confermato che i fatti sono andati esattamente come allora, sono andati. Io ho raccontato dei fatti e non... Allora, mi spiace perché questo avrei voluto continuare, ho preso degli impegni con altri ospiti, ognuno rimane, da quello che capisco, su una sua posizione. La prossima settimana noi siamo qui, credo che il Ministro Bonafede, se vuole, verrà e spiegherà, lo ha detto, perché è importante spiegarlo agli italiani. Io ringrazio i miei ospiti. Vedo già Briatore sullo sfondo, si dovrebbe collegare con noi, eccolo qua. Ciao Massimo. Eccoci qua, allora.